Allora, Giorgio Gugole, presidente CNC Regione Liguria. Oggi c'è questo convegno sul tema della responsabilità del coordinatore infermieristico. Cosa significa? Sì, abbiamo voluto appunto dedicare questa giornata sulle responsabilità dei coordinatori infermieristici derivanti appunto dalla loro attività, perché comunque con questo momento, comunque sempre, la sanità, l'assistenza sanitaria è sempre in evoluzione, per cui le responsabilità dei vari professionisti che si occupano di questa attività, di questo lavoro, cambiano in continuazione, per cui è una giornata formativa rivolta ai coordinatori infermieristici della nostra regione per renderli consapevoli di, anche se lo sono già, però ci vuole sempre comunque un aggiornamento su quelli che sono tutti i cambiamenti che possono avvenire nella nostra professione, appunto di poter affrontare le situazioni di rischio nella maniera ottimale, quindi di gestire tutto quella che è i processi assistenziali rivolti comunque alle persone nella maniera ottimale. Quindi la nostra riflessione poi è anche affrontata, oltre che nelle relazioni introduttive che svolgeremo in questa giornata, nella tavola rotonda con rappresentanze politiche, sindacali e della professione infermieristica e comunque del mondo del coordinamento infermieristico, per poter vedere come valorizzare anche contrattualmente in un futuro prossimo quelle che sono le attività specifiche del coordinatore. Quindi questa giornata per poter far conoscere anche a chi ha delle responsabilità di tipo contrattuale nei nostri confronti, di far conoscere quello appunto che facciamo e quello quindi di conseguenza di cui siamo responsabili, e il modo migliore per collocarci in maniera idonea nell'organizzazione sanitaria della nostra regione, comunque italiana, e quindi di conseguenza di avere un collocamento anche contrattuale adeguato a quelle che sono le nostre funzioni, che si avvicinano e comunque sono quelle di un dirigente, quindi di un dirigente che ha delle responsabilità sulle risorse umane, sui processi, su tutto quello che produciamo, che comunque collaboriamo a produrre nel campo dell'assistenza sanitaria ai cittadini. La nostra attività consiste nel valorizzare la figura del coordinatore infermieristico, perché ha un ruolo fondamentale all'interno dei reparti e delle strutture complesse all'interno degli ospedali, sia intra che extra ospedaliero. Abbiamo iniziato nel 2009, abbiamo iniziato con un congresso dove sostanzialmente avevamo la provincia di Genova. Nel giro di un anno abbiamo esteso la nostra capacità in tutta la Liguria. Ad oggi sono iscritti alla nostra associazione oltre 150 coordinatori infermieristici. Cerchiamo di portare in Regione Liguria, cerchiamo di portare in Commissione Sanità tutte le istanze dei coordinatori infermieristici. Le problematiche sono tante, non solo quella legata all'aspetto economico, ma anche e soprattutto quella gestionale, in modo particolare con la ricaduta che abbiamo sui cittadini che sono i nostri fruitori di servizio. Questa è la seconda volta che è stato organizzato ad Arenzano il vostro convegno, giusto? Sì, un po' perché è la mia terra, quindi voglio dire, cerchiamo di portare poi la conformazione della sala è stata un'opportunità veramente importante. Dobbiamo ringraziare ovviamente il Collegio IPASVI che ci ha dato questa possibilità e la nostra Presidente nazionale che ha voluto onorarci della sua presenza. Il tema di quest'anno è la responsabilità, in che senso? Responsabilità significa che è necessario avere ben chiaro i confini del proprio operato, confini che sono in certi casi permeabili, quindi abbiamo voluto avere dei professionisti, quindi avvocati, che ci chiarissero quelli che sono i nostri confini appunto, in termini di responsabilità generale.